Eccomi qua, segretario del grande avvocato Srubolo Paglietti. Grande avvocato, vincesse una causa, almeno una per sfizia. E invece ci perdono tempo a presa e per dimmo tempo. E capo, venisse più tardi, e ci c'era pure un'oriessa a presa. Uè, saluto Pasqua. Avvocato illustrissimo. È venuto nessuno? E chi aveva venuto? Ma come ci aveva venuto Pasqua? I clienti! Ah, i clienti? Di quella, di quelli là, nemmeno l'ombra. Pasqua, ma fossi tu che la portassi mano? Io? Ehi, però Pasqua, io tengo una causa importantissima per le male case, non avevo in questa volta, io vado a fornire in galera. In Cassazione, in Brasile. Che piglio? E Gesù? I clienti? Sì. Vai ad aprire, fai presto. Avvocato, c'è stata una bella signora per voi. Oui, falla entrare, sarò una crema. Sì, vado. Oui, Pasqua, mi raccomando, Sì. Garbo, gentilezza e professionalità. Come avete detto? Garbo, gentilezza e professionalità. Garbo, gentilezza e professionalità. Garbo, gentilezza. Signor! Venite avanti, trasito! Pasqua, ma che sta trasendo una signora un autotreno con i porci? Buongiorno, assetta, avvocato! Sì. Buongiorno! Sì. Signora, prego, si accomodi qua. Ah, ma perché l'avvocato non è lui? No, signor, l'avvocato sono io, non sono. Guarda, io, che quando alle volte si dice... Cosa dice, signor? Avvocato, confidenza per confidenza, ma questo c'ha proprio la faccia dell'avvocato. Io? Ha parlato! È che ero muto. No, sapete che cos'è? È lo sguardo che è più pungente, più tagliente, più... affilato. Ma pigliate per una sola. Signore, per corso, io ho tante cause da sbrigare, sì. Prego, siccome non mi faccia perdere tempo, prego. Grazie, grazie. Dunque, signora, di che si tratta? Avvocato, la pace è nuovamente minacciata. Signor, puntate a rete il giornale, ricevo un cuofo nei passarini. Ma qua giornali, vi sto parlando della pace di casa mia. Ah, la pace di casa vostra? E dite, che cosa vi ha portato quassù? Ascensore. Sì, signora, lo so, io volevo sentire il motivo, ecco. Ah, volete sentire un motivo? Certo. Vabbè. Quando mamma te l'ha fatto, quando mamma te l'ha fatto. Vuoi sapere? Ma che state facendo? Mi sono pure divertita. Ma pensate, sta bacio solo una margherita. Questo è uno studio legale. Hanno bussato, avvocato. Vado. Vai, sono stati che hanno bussato, aspetta. Scusate, avvocato, voi avete detto che volevate sentire un motivo. Che se mi ha ricordato? Ma il motivo di una canzone. Io voglio sentire il motivo, la ragione che vi ha spinto a chiedere la mia alta consulenza. Che cosa mi ha spinto a chiedere la vostra insolenza? Consulenza, sì, signore. Consulenza. Andate avanti. Avvocato, io sono la povera del delitto. Avete acceso a cocruno? No, non avete acceso a nessuno. No, avvocato, forse voleva dire derelitto. Poi, come mi capisci bene, ci sta niente a fare. Io non mi sbaglio quasi mai, quello. C'ho proprio la faccia dell'avvocato. Ah, signor Corsi, non divaghiamo, vediamo a noi. Avvocato, ma voi? Sì. Voi siete proprio avvocato con la cosa, come si chiama? Mi tenga la cosa. No, avvocato, forse la signora voleva dire laurea. Esatto, l'avvocato con il lauro. Signor, lasciamo sto laurea di fratello e veniamo a noi. Di che si tratta? Parlatemi del vostro caso. Avvocato, ma io mi posso sbottonare? Signor, se sentite caldo, no, sbottonatemi, dicevo... pure. Mascano, fuori a tutto. Mi posso confessare? A tuo parrucciano, signor, io sono un avvocato. Avvocato, sbottonare, confessare, parlarvi del mio caso. Signore, io sono qui per questo, sono tutto orecchi, parlate, esponete il vostro caso. Avvocato, mio marito mi maltratta e io non lo posso più sopportare. Mi voglio spartire. Dividere. Questa è una separazione legale, capite? Pasqua? Una separazione legale a tutti gli effetti. Signore, state tranquilla che la vostra causa è già persa in partenza. Sì, ma per vostro marito, certamente. Certo. Dunque dovranno deporre i testimoni, quindi escussioni dei testi a discarico. E quando discarico non funziona, chiamiamo le nostre prove. Signora, datemi i precedenti, narratemi i fatti. Un momento, che faccio prendere appunti dal mio valido segretario. Pasqua, prepara la carta processo, va. Sì. Signor, state tranquilli, che io di queste cause... Avvocato, ne ho vinte tantissime. Che? Ad arrangiare con questo, poi se ne trovo un'altra per la porta. Ma che ci fa con questo? Avete detto la carta processo. La carta per il processo verbale, Pasqua, non la carta processo. Vabbè, ma tenghi. Pasqua, siediti, ecco. Signora, datemi i precedenti, narrati, aspettate, faccio prendere appunti dal mio segretario. Dunque, la signora dice, io ho detto e tu scrivi. Io dico, lui ha detto e voi scrivete. La signora dice, io ho detto e tu scrivi. Lei non ha detto. Voi scrivete. Basta.
La signora dice, signor, non dite niente. La signora dice, ho detto, e tu scrivi. Sì. Signora, dunque, datemi le vostre generalità, come vi chiamate? Creola. Ma io mi chiamo tutto quanto Creolina. Creolina? Senti, e vostro marito? Aurelia Apuzzi. Allora, Pasqua, senti, Apuzzo Creolina. Signora, ma questo è proprio il nome che ha da battesimo di vostro marito. Sì, e chi l'ha Apuzzi è nato? Ho capito. Pasqua, che stai facendo? Ma non la sente proprio. Ma che vuoi sentire? Apuzzi Creolina. E la vuoi sentire la rete a me, Apuzzi Creolina? Ma come vuoi sentire la rete all'avvocato? Chi l'ha Apuzzi è bello? Tutto profumato è frisco. Che la mattina si lava con l'acqua forte. Ha pigliato process. Quelle sono le mie generalità. Sono le generalità della signora. Un marito, ma puzziamo gli era sempre. Scrivi. Esatto. Dunque, signora, narratemi i fatti. Avvocato, sì. Io mi sono maritata a 20 anni. 20 anni. Voi adesso mi vedete così. Ma io prima ero un fioro. Un bella scelta. Ma sempre per seguire la sua. Signor Cappiello, signor Cappiello, stamattina mi ha già accattata. Scusate, avvocato. 20 anni, sortenire, scrivi. Quello mio marito era un bravissimo giovane. Quelli sì, che erano uomini. Ma dopo 2 anni di matrimonio, giusto dopo 2 anni di matrimonio, quello che fa? Che fa? Che fa? Che fa, signor, che ne sa? Figlio e mi muore. Giusto dopo due anni di matrimonio. E figli ne aveste? Nessuno, avvocato, noi eravamo giovani. Io 22 e lui 25 anni. 22 e 25? Sì. Pasqua, un morto ce l'avevi a mettere. 47. Ma che state facendo? Non ti preoccupate, sono appunti nostri, andate avanti con la narrativa. E così, rimasi sola, giovane, bella e indifesa. E per non portarvela alla lunga, c'era cioè un lontano parente di mio marito, sì. Un bravissimo giovane, pure lui, quelli sì, che erano uomini. Mi chiese in moglie, io all'inizio non volevo, poi... Cedetti, e presi marito per la seconda volta. Cioè sarebbe l'attuale, signora. Avvocato, non urrite, non chiudete presto. No, signora, tanto la primavera sta vicina. Avvocato, dopo 2 anni di matrimonio, giusto dopo 2 anni di matrimonio, quello che fa? Che fa? Quello che fa? Che fa, signor, che saci? Mi muore pure questo. Anche questo giusto dopo 2 anni di matrimonio. E figli ne avessi? Nessuno, avvocato, nessuno. Nessuno, mariti 2, figli 0. 2-0. E così rimasi sola, giovane, bella e indifesa. E vi sposaste per la terza volta. Esattamente. Cioè l'attuale. No, avvocato, non era l'attuale. No, non era la sua. E figli ne aveste? Quattro. Quattro figli. Sì. Mariti 3, figli 4. 3-4. Sì, si perdono i pazienti. Voi potete immaginare la mia paura dopo 2 anni di matrimonio? Certamente. Perché diceva, oh logo, e... Sì, ma pure che si può pure una scadenza fissa, Pasquale. E invece passarono 2 anni, niente. 3 anni, niente. 4 anni, niente. Cioè, oh logo, chi sta mamma cambia? È campato, signora. Ma che la sortanè! Oh, Cappiello, signora, lasciamo Cappiello, Pasqua, per la signora a tu l'hai visto? E chi li mo fate pure, mettila da un'altra parte, Pasqua. Dopo 4 anni di matrimonio, pinch, e mi muore pure questo. Anche questo, sì. Mamma mia, signora, che sciagura. E beh, mi sposaste il quarto, allora. L'attuale. Cioè, l'attuale marito. Sì. Ah, 4 e 4. Mi pare già. Signore, quanti anni sono? 16 anni. E vabbè, allora il pericolo è passato. Oh, 16 anni di tribolazioni, di paure, di sofferenze. Eppure pensavo, Gesù, chi mi abbia avere le 3 marite con 4 figli? Sono belli coraggio. Certo. Signor, scusate, allora andiamo con ordine. Sì. Dunque, figli con questi ne avete avuto? No, nessuno, nessuno. E come si chiamava il padre di ragazzi? Secondo lui. Ma che signor, secondo voi come si chiamava? No, secondo lui, secondo... Signor, secondo l'anagrafe, secondo il comune che l'ha battezzato, ci avrà dato un nome a chi sta, no? Chi sta scemo? Secondo il nome, lui e il cognome. Come magna penna. Scrivi. Allora, se non vado errato, voi avete avuto 4 figli da 3 mariti, cioè tre figli, signor, quanta figli avete avuto? 4 figli dal terzo marito. 4 figli dal terzo, i nomi, signor? Tengo 2 maschi e 2 femminucce. I maschi si chiamano uno sabato e un altro Natale, le femminucce una domenica e un'altra Pasqua. Ah, signor, dai in due calendari. Allora, sabato è Natale, domenica è Pasqua. E l'unica ne ha mancato. Ma che mi fai vincere? Signori, vivono con voi questi ragazzi? Oh, stanno tutti e 4 a Milano. Tutti e 4 a Milano. Con un lontano parente di mio marito. Ah. Non vivono con me. Vabbè, signora, ma non piangete. Ma facete commuovere pure a me. Signori, vengono a trovare spesso questi ragazzi. Tutti Pasqua e tutti Natale. Tutti Pasqua e tutti Natale. E il padre dei vostri ragazzi, come va d'accordo con i vostri figli? Con loro sì. Lui rispetta loro e loro rispettano a lui. Chi ci ha mica maltrattato? Hanno bussato a
avvocato. No, signora, a Roma è stata la signora che ha battuto la setta. Prendete per esempio ieri sera, no? Ieri sera. Io sapevo che chi ne stava in Catania, sa tutto raffreddato, cose. Ci sa che faccio? Ci faccio trovare una bella cosa calda e brodosa. Ah, bravo, signora, poche brodi di carne. Esattamente, ma senza carne. Senza carne. Ah, ho capito, allora poche pasti in brodi. Esatto, però senza la pasta perché c'ho un po' di diabete. Senza la pasta. Ah, ho capito, allora poche brodi alla napoletana. Finta, con mazzetta, cipollina, carotino, tutto tritato. Bravo l'avvocato, capito? Ma senza un mazzetto, senza cipollina e senza la carotina. Però bella calda. Calda. Io lo si posso fare una coppa a mani, io in questa roba ci ammollo i calli. E per forza, l'acqua calda. Comunque una parola dirà un'altra. Può, può. Due schiaffoni. E che se ci fa vincere la causa? Pasquale, scrivi, signor, lui a voi. No, io a lui. Aspetta, Pasquale, non scrivi ancora. La mazza puntata di mano, vedi? Giusto qua, pum, mietta qua. La mazza, ci fa vincere senza altra causa. Pasquale, scrivi, signor, lui a voi. Sempre io a lui. Aspetta, Pasquale, non scrivi ancora. Un momento, ma carla mia. Avete bussato busta. Ma state facendo perdere la causa. E beh, avvocai mo sopra, ti che marito. Ma chi se non riesce a pigliare e pagare bene e pago? Signor, comunque, voi che marito vostro avete avuto proprio una brutta sorte. Mi hanno fatto tutto quanto una pessima riuscita. Fosse giusto chi è prepotente e manesco. Chi è, signor? E chi io? Signor, scusate, ma allora qual è il motivo che vi volete separare? Niente di meno, avvocato. Sto parlando a mezz'ora senza niente. Ma ci vuole tanto a capire. Maltrattamenti e percosse. Maltrattamenti e percosse. Lui a lei. No, io a te, posso scrivere, come fa per draga. Adesso tutta la situazione è nota ai miei quattro figli. Sì. Quelle quattro povere anime innocenti. Che vedete? Sì, un momento. Signor, vedete, sì, che state vedendo? Signor, voi state dicendo, vedete. No, dico, vedete che cosa mi scrivono i miei quattro figli? Terremoto, Gesù! Signor, mi avete detto, mamma mia, bello! Ma quali sono i quattro figli miei che mi scrivono tutte e quattro assieme? Ma da passare qua, signor. Pasquale, non mi fa mettere paura, capito? Già, signor. Già tengo i nervi a pezzo. Già tengo i nervi a pezzo. Ti dicevo che non sto voleva niente. Ma, signor, leggete piano piano, calma. Va bene. Non c'è bisogno di strilli che sta male. Mamma mia bella. Bene così. Mamma mia bella, va bene. Signor, quando mamma mia bella c'è stata? Quante volte che le figli mi sono qua? Mamma mia bella. Ti scrivo per farti sapere che per la prima volta quest'anno Pasqua non viene. No, signor, perché? E forse neanche Natale. Ma c'è stato qualche riforma? Ma non lo so, forse l'ultimo decreto che hanno fatto i tre a notte. No, è mia figlia Domenica che mi scrive. La figlia Domenica che scrive. Se è possibile verrà Domenica. Se no... Ma anche tu vedi che viene nel giugno. Di sabato non ne parliamo proprio. Ma se lascia casa ne parlo, signor. Sabato fino a Natale non verrà. A me sta bruciando tutta la casa. Se come vi ho detto è possibile, sì. Martedì verrà domenica e spero possa venire anche sabato, lunedì. Sabato, lunedì. Altrimenti verrà prima domenica e poi sabato. Ecco. Ma perché non viene prima sabato? Perché sabato dovrebbe venire sabato. Sabato dovrebbe venire sabato. Ma che sabato viene lunedì. E sabato viene lunedì, cretino. Hai capito? È il desiderio dei tuoi figli è quello di venire tutta sera. Tutta sera. Natale, Pasqua, sabato e domenica. Ma almeno facciamo una festa. Facciamo in modo che al Ferragosto facciamo venire all'ultimo anno, signore. L'ultimo anno facciamo venire a Capodanno. Ascoltiamo il film, Sebastiano.